Ciao a tutti, sono Michael Leonessa, video product specialist per Audio Effetti. Oggi introduciamo una delle novità del catalogo Pixel U, parliamo dello switcher seamless P20. Uno switcher seamless non modulare dotato di ingressi e uscite 4K in grado di processare i segnali con qualità estrema. P20 è dotato di 4 input 12G SDI con relativo loop e di 8 schede con connettori HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2 per un totale di 8 connettori su 16 attivi in contemporanea. Per ogni scheda di input, possibilità di regolare la capacità delle porte tra single link e 4K in modo da poter gestire al meglio le risorse. Gestione personalizzata degli edit in ingresso e dei timing in uscita, HDCP compliance su input e output. Gestione del colore su ogni singolo input, output e layer. Due possibili modalità di lavoro. La prima, quella che prevede l'utilizzo come mixer, preset program, che dà la possibilità di lavorare su un canvas composto da due segnali 4K affiancati, o la modalità solo program, che amplia il canvas dando la possibilità di creare composizioni da 4 uscite 4K. Per intenderci, lavoreremo su un canvas 8K x 4K. Il nostro switcher P20 è dotato infatti di 4 schede di out, ognuna con due connettori HDMI 2.0 che funzioneranno in contemporanea. Il secondo connettore di scheda trasmetterà una copia del primo, ma non è finita. P20 infatti è dotata di 8 porte ottiche equipaggiabili con SFP10, le quali trasmetteranno sempre la copia del segnale indirizzato alla porta di out, in modo da poter rilanciare il nostro segnale attraverso fibra ottica direttamente a centraline LED, come ad esempio la VX1000 di Novastar, non dovendo sfruttare l'uscita fisica HDMI per mandare il segnale sul nostro LED. Potrò quindi sfruttarla per la distribuzione del segnale program ad altri apparati di distribuzione. A bordo un'uscita multiview che mi consente di visualizzare tutti i miei segnali di in e out in un'unica schermata. Concludono la dotazione di porte 4 uscite AUX HDMI 1.3 che trasmetteranno una sorgente a 1080p. Oggi vediamo anche una delle possibili modalità di controllo del nostro switcher. Sfruttiamo infatti la pulsantiera frontale per andare a comporre le nostre scene e per fare la messa in onda di un segnale program con picture in picture. Andremo in primis ad assegnare uno dei segnali di input ad un layer e andremo a regolare l'immagine sia dal punto di vista del colore che delle dimensioni. E andremo poi ad attivare un secondo segnale di input ad un secondo layer. Andremo a salvare la nostra composizione per poterla poi comodamente richiamare col tasto preset e digitando sul tastierino di sinistra il numero con cui abbiamo salvato il preset per poi mandarlo in onda. Oltre a ricevere segnali live, è possibile salvare background e loghi per completare al meglio la composizione. Sono attese molte novità nei prossimi aggiornamenti firmware di P20, quindi ci rivediamo presto con succose novità riguardanti questo potente switcher seamless di Pixel U. Per info su disponibilità e prezzi, chiama il nostro reparto commerciale a questo numero, oppure scrivici a ordiniitalia@audioeffetti.it. Per informazioni tecniche invece scrivi a stream@audioeffetti.it e saremo felici di risponderti. Ricordati inoltre di iscriverti al nostro canale per non perdere tutte le novità. Da Michael Leonessa è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo video. Ciao!